Signori, buongiorno. Oggi vi farò vedere brevemente come si sostituisce la lampadina posteriore dello stop nella Toyota Auris Hybrid. La sostituzione comincia molto semplicemente nello svitare le due viti che si possono vedere qui nella parte posteriore del faro. Vi consiglio di usare una chiave a tubo e non un semplice cacciavite a stella, molto più pratico e molto più semplice. Cominciamo subito. Una vite. La seconda vite. Questa è la parte dove bisogna avere un po' di manualità. Si prende il faro e facendo forza, cercando di tirare verso se stessi, eccolo qua, e il faro viene via. Si può vedere che il blocco è effettuato dalle due viti che abbiamo precedentemente svitato e questo piccolo inserto di plastica, dove poi successivamente al rimontaggio verrà infilato in questa fessura. Allora, dopo aver sfilato il faro, l'unica cosa vi consiglio di togliere il filo che collega le varie lampadine da questo fermo, in modo da poter lavorare con più tranquillità. Adesso passiamo allo smontaggio vero e proprio della lampadina. Molto semplice, bisogna prendere queste due alette e girarle in senso antiorario, esattamente così, facendo un po' di forza ovviamente. In questo caso, ecco qui, verrà sfilata direttamente la lampadina. Successivamente viene presa la lampadina e ovviamente tolta, molto semplicemente. Ovviamente per il rimontaggio si fa tutto esattamente al verso opposto. Qui si rimette dentro il fermo, si gira verso, nel senso orario, si prende il faro, si rimette il filo in questa scanalatura, si gira e per rimontare il faro bisogna accostarlo in questo modo, in modo da far combaciare questa scanalatura con questo piccolo fermo in plastica, esattamente così, e si preme con un po' di forza, molto semplicemente. Successivamente verranno montati due bulloni, avendo l'accortezza di non stringere eccessivamente il bullone stesso per evitare rotture, visto che il fermo dalla parte della carrozzeria è di plastica. Ecco qui, molto semplicemente, questa è la sostituzione della lampadina dello stop della Toyota Auris Hybrid. Grazie a tutti.